Ciao, sono Daniele e io sono Federico, di Studente Top. Venerdì 16 dicembre terremo un workshop pratico presso l'Accademia La Spezia per il progetto Boost. Parleremo di come migliorare il proprio metodo di studio grazie all'utilizzo degli schemi e ottenere quindi voti migliori sia all'università che alle interrogazioni a scuola. Nel nostro incontro ti forniremo le basi teoriche e metteremo le mani in pasta per schematizzare al meglio tramite l'utilizzo delle mappe mentali. E tu, ci sarà il 16 all'Accademia? Non vedo l'ora di incontrarti. Ciao ragazzi, sono Federico di Studente Top, cioè lui, e sono passati un paio di giorni e abbiamo tenuto l'incontro presso l'Accademia per il progetto Boost. Ragazzi, è stata una figata perché i ragazzi presenti ci hanno seguito, hanno fatto l'esercizio sulle mappe mentali che gli abbiamo chiesto di fare, e ci sono stati dei feedback ottimi, quindi quello che abbiamo spiegato è piaciuto. E quindi guarda, io non voglio rubarti altro tempo, ma ti lascio al vlog della giornata con le considerazioni finali mie e di Daniele. Eccoci, siamo arrivati alla Spezia. Adesso andiamo un attimo in hotel, lasciamo le cose e poi pranzetto veloce. Eccoci ragazzi, ci siamo. E lì dentro ci siamo noi. Va bene. Oh, ci siamo. Ciao ragazzi. Ciao. E ieri abbiamo fatto una bellissima giornata grazie a Cari Spezia. Come avete visto da qualche immagine, l'obiettivo era quello di parlare ai ragazzi che sono stati invitati gratuitamente dalla fondazione in questo spazio che si chiama l'Accademia e di spiegargli qualcosa sul metodo di studio. Nello specifico noi abbiamo parlato delle mappe mentali e dell'importanza della schematizzazione. Con questo video insomma vogliamo innanzitutto ringraziare la fondazione di Cari Spezia che ha creato questo progetto, il progetto Boost, nel quale ci ha invitato. Ci saranno altri professionisti che parleranno di tante tematiche e torneremo anche noi nel 2023, quindi se qualcuno è di La Spezia o dintorni insomma sarà veramente interessante. Parleremo anche della tesi, delle differenze fra il liceo e l'università. E in generale, insomma, è stato veramente bello parlare davanti a ragazzi e ragazze che stavano lì, che prendevano appunti, che hanno fatto un esercizio, ci siamo confrontati alla fine, quindi è stato veramente un bel progetto. Come si è svolta la giornata di ieri? Ieri, non appena arrivati allo spazio, abbiamo fatto un piccolo briefing con i ragazzi di Cari Spezia e poi abbiamo accolto appunto tutti quanti i partecipanti, tutti quanti i ragazzi che si sono messi, come diceva Federico, veramente in gioco. Infatti questo è stato un po' il successo dell'evento, perché è stato molto interattivo e anche divertente, creativo, insomma, come lavoro. Cioè il nostro obiettivo con il workshop di ieri era fornire delle istruzioni pratiche per affrontare al meglio gli esami dell'università. Cosa abbiamo detto? Proprio se vogliamo spendere due parole sull'evento, abbiamo appunto fatto capire come funziona veramente la nostra memorizzazione e quali sono i falsi miti che la bloccano, cioè per quale motivo facciamo fatica a fare riassunti, schemi, eccetera, eccetera. E dopo aver dato questa infarinatura generale siamo entrati più a piedi pari su spiegare come funzionano gli schemi, come possiamo farli, come approcciare gli assunti se proprio dobbiamo farli e anche magari parlare delle mappe mentali, le mappe concettuali, facendo fare un esercizio molto pratico proprio sulle mappe mentali. E crediamo che questi esercizi sblocchino nella mente dei ragazzi appunto che hanno partecipato dei nuovi modi, dei nuovi strumenti per affrontare dei problemi che magari fino a ieri affrontavano in maniera del tutto diversa, tramite il classico per esempio leggi e ripeti, che come sappiamo e come diciamo da tanto tempo è un po' superato, ecco.
Ok, adesso noi rifacciamo i nostri zaini e ripartiamo per la nostra Roma. Intanto, se questo video ti è piaciuto, ricordati di seguirci, di mettere un bel like al video e di attivare la campanella per ricevere le notifiche per i prossimi nuovi video. Poi ci trovi ovviamente sui nostri social, Instagram e TikTok soprattutto. E va bene, direi che ci stiamo. Quindi ciao ragazzi! Ciao!